L'Olimpico giallorosso porta sempre punti al Sassuolo. In 3 stagioni in Serie A, il Sassuolo ha raccolto 3 punti, 3 pareggi. Ieri la formazione di Eusebio Di Francesco è andata 2 volte in vantaggio, prima con De Frel e poi con Politano. È sempre stata raggiunta dalla Roma di Garcia, Roma che arrivava dalla splendida impresa fatta contro il Barcellona. Questo Sassuolo ha compiuto a sua volta un'impresa. Forse con un po' più di fortuna si poteva anche portare a casa qualcosa di più di un punto, però va bene così perché questo Sassuolo, quando muove la classifica, avvicina sempre di più la salvezza, perché va ricordato, questo è l'obiettivo stagionale della formazione di Eusebio Di Francesco. Anche a Roma è arrivato un piccolo segnale, un altro della serie. Questo Sassuolo è in crescita a livello di esperienza, è solo al terzo anno di Serie A, però un po' alla volta questa squadra sta veramente crescendo, ha una grande mentalità perché non va mai sul campo delle grandi squadre a mettere il pullman davanti alla porta, ma va a giocare a pallone, a fare il bel calcio, e quasi sempre vengono fuori delle belle partite. Lo dimostra il numero dei gol segnati all'Olimpico nelle sfide sia con la Lazio che sia con la Roma. Sono già 9 i gol segnati in 5 partite, sono veramente un grande bottino. Sassuolo che ha 8 punti in classifica, un bilancio veramente importante per una squadra che non ha avuto un campionato facile in questo avvio di stagione. La squadra è imbattuta, ha centrato il nono risultato utile consecutivo, una serie cominciata proprio a Palermo, che sarà il prossimo avversario del Sassuolo, una sfida di mercoledì sera allo stadio Barbera delle 20:45, un incontro che potrete seguire sulle colonne di tuttosassuolocalcio.com. Vi ricordo anche che il sito ha a disposizione emittente radiofonica, si chiama radio tuttosassuolocalcio.com e gira sulla piattaforma Spreaker, non meno importante, la collaborazione con Radio Sportiva. Tutti i giorni facciamo dei collegamenti con il network nazionale.